Ebbene, adesso siamo alla fase di riscaldamento per portare in soluzione l'aga. Ho messo il becker su questa reticella tagliafiamma, insomma, che è fatta apposta per poterlo lavorare con recipienti in vetro termoresistente. Perché ovviamente questo vetro, anche se appunto resiste alla temperatura, non può andare direttamente a contatto con la fiamma. E quindi serve una reticella di questo tipo. O altrimenti, nel caso aveste a disposizione un fornello elettrico, in quel caso non c'è nessun problema con il riscaldamento elettrico, perché la piastra è di metallo e non c'è una differenza di temperatura come la fiamma, che quindi potrebbe andare a rompere il vetro. Adesso tutto, diciamo, il segreto consiste semplicemente nel scaldare l'agar. Sì, Micio, ciao! Non sto preparando da mangiare, non ti preoccupare. Scusate il mio gatto. E dicevo, consiste insomma semplicemente nel portarlo sempre mantenendolo in agitazione, scaldarlo fino all'ebollizione e a quel punto, quando avrà raggiunto appunto 95-100 gradi, inizierà a dissolversi e sollattarsi, idratarsi bene. Se non raggiungete la temperatura di ebollizione, il problema è appunto quello che possono formarsi dei grumi, perché alcune parti del gel si idratano, raggiungono una certa dimensione e poi dopo tendono però a non dissolversi più bene. Questo solo se lavorate o in mancanza di un'adeguata agitazione, cosa che bisogna sempre mantenere, oppure se non raggiungete la temperatura di ebollizione, appunto, per un tempo sufficiente. Tempo sufficiente significa, dipende dai volumi, comunque siamo intorno a 5-10 minuti al massimo, non è che non ci deve stare tantissimo tempo, insomma. Però deve starci il tempo necessario affinché si dissolva. Come vedete, ancora si vede bene il solido. E quindi aspettiamo che, questo è un metodo, diciamo, tipico di agitazione da chimico. Ma... una nota, io adesso faccio queste cose così tranquillamente con le mani, cioè prendo il vetro, ma se non avete dimestichezza di laboratorio non lo fate, perché questo qui un po' scotta, non a livello da ustionare, però magari vi viene da lasciarlo e poi fate i danni. E invece una nota particolare di cui bisogna tener conto, e questa ne devo tener conto pure io, è di stare molto attenti agli schizzi. Perché la gelatina di agar, quando inizia a bollire, può produrre degli schizzi e siccome appunto, se tocca la pelle, siccome ha quelle proprietà di gel, aderisce e trasferisce il calore molto bene e produce una bella ustione che non è per niente piacevole. Quindi a quello bisogna stare molto attenti. Quindi attenzione alla faccia, alle mani. E comunque la cosa fondamentale per evitare gli schizzi è sempre mantenere un'agitazione. L'agitazione evita che si formino delle grandi bolle e quindi di conseguenza scongiura anche
la possibilità che si formino schizzi. Ok, adesso sempre metto in pausa perché aspetto un po' di tempo, tanto non è che vi interessano i miei monologhi mentre si scalda. Quando inizierà a raggiungere temperatura vicina a quella di ebollizione, ripartirò con il video, così vedete bene come si comporta. Metto in pausa. Ecco, e riprendo. Adesso che è passato qualche minuto e si è scaldato, potete vedere che sul fondo non c'è più il deposito e se vado a tirare su lungo le pareti la soluzione, inizia ad avere una viscosità un po' appunto di tipo gelatinoso, no? Perché adesso si sta iniziando a sciogliere. Ovviamente questo non basta perché dobbiamo ottenere una soluzione omogenea. Qui ancora si vedono questi che riflettono di più la luce, sono granuli che non si sono ancora sciolti. E la soluzione, come vedete, è traslucida. Traslucida perché appunto non c'è ancora non è ancora abbastanza omogenea e quindi continuiamo ancora a scaldare. Però già appunto come vedete, si sta iniziando a sciogliere. Ecco, in questa fase potrebbe iniziare ad essere pericoloso perché adesso voi non riuscite a sentire ovviamente la resistenza meccanica che esercita sul cucchiaino. Però la soluzione è iniziata, cioè la viscosità è aumentata abbastanza e adesso potrebbe dar luogo a schizzi improvvisi e questi sono assolutamente da evitare per le ragioni che ho detto prima, per evitare ustioni. Bello, sempre piaciuto il gel di agar. Così si continua ad agitare e scaldare fino a che non raggiungerà il punto di ebollizione. Mi fermo un attimo per vedere, ecco, non so se sono apprezzabili. Sì, si iniziano, ecco, a vedere delle bollicine sul fondo. Sì, è un po' difficile metterle a fuoco qui con la. Comunque sta raggiungendo la temperatura di ebollizione. Ci vorrà ancora del tempo. Che la viscosità è aumentata molto, si vede. Ricordo, questo qui è solo, come ho già detto prima, questo qui è solo agar e acqua. E in particolare, sto preparando un esempio di soluzione di terreno di coltura finale a volume di 100 ml, ma sto utilizzando solo la metà cioè sto utilizzando solo 50 ml per sciogliere l'agar. Poi dopo gli altri ingredienti andranno aggiunti
con ulteriore acqua per evitare appunto che stiano ad alta temperatura per un tempo troppo lungo e quindi si vadano a rovinare, come appunto gli zuccheri che caramellizzano e gli aminoacidi ugualmente che creano prodotti di inibizione. Quindi prima si scioglie l'agar appunto facendolo bollire. Ok, metto in pausa. Micione, pausa. Ok, ci siamo, adesso è arrivato a temperatura di ebollizione. Potete vedere qui, ecco, le bolle che sono sul fondo. Quindi continuiamo sempre l'agitazione. Vedete com'è diventato più viscoso. Certo, questo sarebbe molto più semplice da fare se aveste a disposizione un riscaldatore con agitazione magnetica. In quel caso mettete l'ancoretta sul fondo, quello gira da solo, scalda e si va, che è una bellezza. Senza dover stare qui con il cucchiaio a girare. Però appunto ho detto, volevo fare un video diciamo il più casereccio possibile, in modo da dare possibilità anche a chi magari non ha strumentazioni da laboratorio. Ed ecco, se vedete che ci sono delle bolle dentro la gelatina, che sono in parte bolle di gas che era contenuto nell'acqua, che si sta degassando, e altre sono bolle di vapore acqueo, perché ormai ha raggiunto la temperatura di ebollizione. Però non bolle come un normale liquido, perché in realtà appunto questa non è una normale soluzione. Perché questo è un sol, cioè una soluzione appunto fatta da acqua e una sostanza di natura gelatinosa. E quindi ha un comportamento un po' diverso rispetto a un liquido classico. Infatti vediamo come ha una viscosità molto alta. Sul fondo credo che si riescano a vedere bene le bolle. Sì, in particolare qui adesso si vedono che stanno salendo verso l'alto. Ecco, bisogna prestare attenzione a queste, che non si formino bolle troppo grandi, perché appunto quelle potrebbero causare gli schizzi. Quindi si continua ad agitare. E per quanto tempo? Per il tempo necessario, si vede all'occhio. Quando spariscono queste formazioni un po' a grumo, allora significa che la soluzione è pronta. C'è il mio gatto che penso che stia pensando che sto preparando qualcosa da mangiare. Non so se sentite i miagoli nel sottofondo. Ok, quindi continuo così. Adesso ci sono molte bolle, si vedono. Molto bollicina
Ebbene, continuo così. Adesso metto di nuovo in pausa perché continuerò ancora ad agitarlo e vi faccio vedere tra qualche minuto com'è la situazione, insomma, come si è dissolto. Pausa. Ed è passato qualche altro minuto in cui l'agar si è sciolto. Ora vedete le bolle che ci sono nel fondo, appunto sempre mi ripeto, a queste bisogna prestare attenzione, che non schizzino. Vedete com'è diventato adesso veramente, veramente viscoso. Adesso provo ad inquadrarlo in maniera un po' diversa. Vedete com'è viscoso. E a questo punto, effettivamente i granuli iniziano a scomparire. Iniziano a scomparire perché appunto le catene a questa temperatura. Le catene del polisaccaride si solvatano, cioè significa che interagiscono con l'acqua e si idratano, e si va a formare appunto il sollo, cioè appunto quel miscuglio tra appunto le catene polimeriche e l'acqua. La parola sol indica quando praticamente la soluzione manifesta ancora una fluidità, cioè nel senso che scorre, come in questo caso. Che appunto nel caso dell'agar, siccome manifesta un'isteresi termica, nel caso delle gelatine di agar o comunque di agarosio, e questa fluidità rimane anche sotto il suo punto in cui si scioglie. Quindi sotto i 90-100 gradi, cioè una volta che è portato a questa temperatura, prima di iniziare di nuovo a gelificare, a tornare allo stato di gel, quindi appunto che il gel invece ha caratteristiche simili a un solido, cioè nel senso non scorre, e prima di appunto di gelificare c'è cioè tutto quell'intervallo di temperatura tra appunto i 90-100 gradi e i circa, questo dipende dalla tipologia di agar, i 45-50 gradi, in genere sui 45 gradi, e in cui appunto torna allo stato di gel, e quindi diciamo che tra virgolette, utilizzando un termine non un po' improprio, tra virgolette solidifica. In realtà gelifica, non è che solidifica. E il processo di gelificazione praticamente consiste in alcune fasi. Durante una prima fase, semplicemente diciamo che vedete che si indurisce, e questo avviene nel giro di pochissimi minuti quando raggiunge la temperatura di transizione. Pochissimi minuti e forma dei blocchi solidi. Poi però il vero assestamento del gel avviene nel giro di alcune ore. Quindi sarebbe opportuno lasciare a riposare, dopo che è stato versato nelle piastre petri o nelle provette o in lasciare a riposare in modo che appunto il gel diciamo, maturi. E assuma le sue caratteristiche finali. Perché durante appunto questa fase di
Può succedere che magari notate qualche problema, perché magari se non avete utilizzato percentuali adatte o qualcosa è andato storto, potrebbe succedere ad esempio che il gel inizi a buttare fuori un po' di liquido. Quindi prima di utilizzarlo è opportuno farlo, diciamo, maturare. Se vedete quanto è viscoso, sembra miele tipo. Via, questo, ecco, ormai diciamo che a questo punto in cui sul fondo sono presenti delle belle bolle, non ci sono granuli evidenti. Come vedete è molto fluido, cioè fluido nel senso molto uniforme, volevo dire, scusate. Comunque continuiamo ancora un po' a mescolare. A questo punto è più o meno pronto. Manca davvero poco. Ecco, se l'ho inquadrato dal lato. Vedete le bolle. E la tendenza, ecco, di questo, qual è? Quando è scaldato in questo modo, la tendenza è quella di formare delle bolle sul fondo, cioè in realtà adesso è alla sua temperatura di ebollizione, però forma delle bolle sul fondo e, data la grande viscosità del gel, queste bolle non salgono su facilmente, per cui non vedete l'ebollizione come quella dell'acqua che, diciamo, viene su liberamente, le bolle di vapore vengono su liberamente. Qui invece perché appunto sono ingabbiate nella struttura polimerica, quindi hanno una certa difficoltà ad uscire. Per questo bisogna agitarlo sempre. Adesso se io lo lascio qualche istante senza agitazione, vedrete che sul fondo si formano una miriade di bolle. Questa non è una cosa da fare, mi raccomando. Questo adesso lo faccio è solo per farvelo vedere, ma l'agitazione va mantenuta costantemente. Vedete che si stanno formando un sacco di bolle che appunto, siccome sono ingabbiate dalla viscosità dell'agar, non vengono su liberamente come appunto come se fosse una soluzione come se fosse ad esempio dell'acqua in ebollizione, ma in realtà il liquido è alla temperatura di ebollizione. Questo è a più di 100 gradi adesso. Come cola. Le bolle, ad esempio qui, ecco, si vedono. Spero. Le bolle si formano sul fondo, vedete, e sono trattenute appunto dal gel. Quindi mescolare. E via. Vedete come si sta sciogliendo bene.
E come ho già detto, intanto adesso ne approfitto per parlare, come ho già detto altre volte, l'agar è la soluzione migliore, altri gelificanti non sono applicabili, almeno alla micologia non vale la pena, perché, per varie ragioni. Uno perché, ad esempio, sostanze come la gelatina animale, la colla di pesce, non resistono a temperature superiori a 16-18 gradi centigradi e sono liquide e poi non sono inerti perché sono di natura proteica, quindi vengono subito attaccate dai batteri e anche dal fungo e vengono digerite, quindi si perde subito la loro capacità gelificante. E altre sostanze ugualmente sono attaccate dagli enzimi del fungo, ad esempio gli alginati oppure i carrageenani e altre sostanze sempre gelificanti. E quindi non va bene, non, perché appunto verrebbe nel giro di qualche giorno si verrebbe a perdere l'effetto gelificante e quindi non servirebbe a nulla. E quindi l'agar è la soluzione migliore. Appunto, non è economicissimo, però è buono. Ci sono a livello di laboratorio, ci sono anche altre soluzioni, come ad esempio l'utilizzo, però queste sono applicazioni particolari di alcune gel appositi che non sono a base di agar, ad esempio come le gomme di gelano a basso grado di acilazione, ma non le trovate facilmente, materiale da laboratorio. Invece l'agar andate al negozio che vende alimentari orientali e lo trovate tranquillamente. Quindi. Ormai è praticamente pronto, cioè io sto. È pronto, sì. Per essersi sciolto, sì, come vedete è sciolto bene, è pieno di bolle perché appunto è alla temperatura di ebollizione, non ci sono grumi e è così, ripeto, è così viscoso perché questo l'ho fatto mettendo 50 ml di acqua distillata e non i 100 che avevo previsto. Cioè non i 100 che avevo preventivato. Perché? Perché appunto il resto del liquido lo andremo ad aggiungere dopo con le sostanze come il glucosio, l'estratto di malto, di lievito e gli altri ingredienti. Questo appunto per evitare che subiscano questo processo che è un po' estremo di riscaldamento che le andrebbe a rovinare. Oppure questo, un'altra possibilità, ugualmente valida, è di, una volta raffreddato, versare questo agar acqua, conoscendo appunto che dentro questo becher ci sono 2 grammi di agar in 50 ml di acqua. Li possiamo versare in un barattolino e far poi raffreddare. E tenere in frigo fino a quando vorremo poi preparare il terreno di coltura. A quel punto basterà semplicemente scaldare il gel fino al punto in cui che tornerà allo stato liquido e aggiungere le altre sostanze della formulazione, appunto tipo il glucosio, l'estratto di malto,
la bollitura di patata, l'estratto di lievito, eccetera. E l'agar in questo modo si può conservare tranquillamente per lungo periodo di tempo perché appunto non è attaccabile dai microrganismi, quindi lo tenete in frigo tranquillamente, cioè senza nessuna particolare precauzione riguardo alla sterilità. Mentre ovviamente se ci andate a mettere già le altre sostanze nutrienti, e a quel punto invece bisogna poi sterilizzarlo e utilizzarlo nel più breve tempo possibile, perché poi invece lì a conservarlo non è l'ideale, perché appunto si va incontro soprattutto a livello casalingo, se non si hanno a disposizione alcuni accorgimenti, come non so, cappe a flusso laminare, l'aggiunta magari di antibiotici al terreno di coltura. Cosa che si fa in laboratorio, ma a livello casalingo è meglio evitare per varie ragioni, per non diffondere l'antibiotico resistenza, perché poi se non conoscete bene le dosi può essere pericoloso, insomma, non è una cosa che consiglio di fare. E va bene, quindi adesso questo è pronto e lo posso spegnere. Il fuoco, spengo il fuoco e poi appunto vediamo, anzi lo lascerò qui dentro questo becker adesso, così vediamo come solidifica. Poi dopo lo utilizzerò, questo l'ho fatto a scopo dimostrativo, lo utilizzerò per i miei esperimenti. Ovviamente non nulla è sprecato. Comunque vedete com'è venuto bene, bello, bello, bello sciolto. Ok. Bene. E adesso sono passati circa 15 minuti, l'agar si è raffreddato e è gelificato. Come vedete è diventato un mattone. Ora questo è perfetto dal punto di vista per preparare appunto il terreno di coltura definitivo. Com'è bello. E basterà aggiungere l'acqua rimanente, che sarà circa 50 millilitri, visto che avevo intenzione appunto di fare un terreno a volume totale di 100 millilitri. E quindi l'acqua e appunto le altre sostanze come il glucosio. In questo caso ce ne andrebbero 2 grammi e una certa quantità di, ad esempio, estratto di malto o estratto di lievito. Questo dipende poi da questo è appunto video scopo dimostrativo, quindi quello poi dipende da cosa volete utilizzare per la precisione. E come ho detto, come ho detto prima, questo lo potete benissimo conservare, magari se lo versate è meglio se lo versate prima dentro piuttosto che lasciarlo dentro il becker, è meglio se lo versate dentro un barattolino quando è ancora caldo. E lo potete, una volta raffreddato, lo potete mettere in frigo e poi lo utilizzerete all'occorrenza appunto per preparare il terreno di coltura finale, che però va, ripeto, va poi dopo va sterilizzato facendolo bollire in pentola a pressione o in autoclave. Ah, vedete com'è bello? Te ne prendo un pezzo con
con le mani perché è troppo bello. Questo adesso appunto è ben idratato e quindi non avrà problemi, poi si può liquefare facilmente, cioè si può riportare allo stato fluido semplicemente riscaldandolo ad esempio nel forno microonde oppure facendo di nuovo mettendolo sopra il fornello e poi dopo quando verrà aggiunta l'altra acqua la forza finale del gel non sarà così elevata. Questo perché appunto è concentrato. Poi sarà più morbido il prodotto finale. Ok, quindi l'agar, diciamo, abbiamo visto come bisogna scioglierlo bene. Questo, ripeto, se nel caso, diciamo, più casereccio. Se invece avete a disposizione ad esempio, un riscaldatore con agitazione magnetica, allora è molto più semplice perché non è che dovete, appunto, mettete dentro il becker, mettete l'ancoretta magnetica, lo mettete sopra l'agitatore, scaldate, l'ancoretta fa girare, cioè si mescola, ci pensa da solo a mescolarsi. E quindi vabbè, in quel caso è più semplice. Però appunto a livello casereccio lo potete fare in questo modo. E così una volta che è così ben idratato, appunto quando verrà sciolto nuovamente, non formerà grumi, si scioglierà bene e quindi non ci saranno bolle, insomma, quel tipo di problemi sono risolti. Ok, per quello che riguarda la preparazione, insomma, del gel, direi che ci siamo. Adesso vi volevo consigliare il come poi dopo, come sterilizzare, cioè come fare a sterilizzare il terreno di coltura finito. Allora, sarebbe buona cosa procurarsi una beuta sempre in vetro borsilicato, cioè quindi resistente alla temperatura e che quindi può andare in una pentola a pressione. E qui andrete a mettere il terreno di coltura durante la fase di sterilizzazione. Una volta riempita la beuta, questa andrà. Queste co costano poco, cioè un pezzo come questo viene sui 4-5 euro, quindi non è, insomma, è una cosa fattibile. Attenzione a considerare bene l'altezza perché ad esempio questa che è da 250 ml entra bene dentro una pentola a pressione normale. Poi ci sono le beute, quelle più grandi che sono da 500 ml che però a volte sono un po' troppo alte e no, non riescono a entrare bene. Quindi in quel caso, insomma, prima di comprarla, misurate quanto è lo spazio che avete a disposizione nella pentola a pressione. E cosa una volta riempita che bisogna fare per attapparla? In realtà non è che si deve attappare, altrimenti esploderebbe durante il riscaldamento, ma bisogna però metterci un filtro che serve ad impedire che microrganismi vengano risucchiati all'interno durante le fasi di raffreddamento. E per far questo si utilizza l'ovatta di poliestere. Una volta, quando non c'erano questi materiali sintetici, si utilizzava il cotone grezzo. Però il cotone grezzo, non il cotone idrofilo, il cotone grezzo, che ha una bella differenza, cioè ha quella di contenere ancora tutta quella serie di cere e sostanze idrofobiche, che
che quindi non lo rendono, non lo rendevano appunto idrofilo, come invece il cotone che si trova adesso. E quindi era adatto all'utilizzo per fare tappi appunto per micologia o microbiologia. Invece adesso è conveniente utilizzare questo, perché appunto questa ovatta di poliestere è idrofobica, quindi non ha affinità per l'acqua, ma la respinge. E questo qui fa sì che sia un ideale come filtro per mettere la fuoriuscita e l'entrata di aria e gas all'interno di recipienti, e allo stesso tempo però di scongiurare contaminazioni da parte di muffe, batteri e ad altri microrganismi. Questa la trovate, ad esempio, questa qui che sto utilizzando io adesso, è l'imbottitura che si utilizza per i cuscini. La fodera è in polipropilene, ma fodera solosa, e l'imbottitura, quello interno, è 100% poliestere. E il poliestere, questo qui, regge ad alta temperatura, quindi può andare tranquillamente a 120 gradi, anche di più, senza nessun problema. Quindi, vi faccio vedere come fare il tappo. Si fa così. Prendete un certo volume di ovatta e poi semplicemente la spingete dentro il foro della beuta ed ecco che è fatto il filtro. Ovviamente prima ci dovrebbe essere il contenuto. E così appunto durante la sterilizzazione i contaminanti non entreranno all'interno dello spazio qui di aria della beuta, quindi mantenendo sterile il contenuto, e allo stesso tempo però permetterà la fuoriuscita dell'aria quando la pentola o l'autoclave andrà in pressione e quindi eviterà la rottura del recipiente. Adesso, scusate, non l'avevo messo molto bene il tappo, è un po' così improvvisato. E più che altro è che è difficile, siccome con una mano tengo il cellulare, è un po' difficile fare queste cose con una sola mano. Allora, ecco, una volta assemblata così, sempre prima di metterla nella pentola a pressione, si avvolge sopra con dell'alluminio, un foglio d'alluminio. Adesso, vabbè, non è venuta una cosa perfetta perché ho utilizzato un foglio, ho utilizzato troppo vatta e ho utilizzato un foglio un po' che non basta, insomma, a coprire tutto. Comunque, questo che serve, oltre a mantenere l'ovatta in posizione, serve a evitare che quando si va a raffreddare la pentola a pressione o l'autoclave, le gocce di condensa ricadano direttamente sull'ovatta e magari finiscano dentro. Quindi quello è lo scopo principale. Quindi una volta raffreddato e riportato equalizzata la pressione della pentola a pressione o dell'autoclave, questo si può tirare fuori e raffreddato comunque sia sempre entro il margine in cui l'agar rimane liquido, quindi non deve essere troppo freddo perché altrimenti vi si solidifica dentro. Togliete l'alluminio, davanti alla cappa a flusso laminare, oppure anche se non lo raccomando, ad esempio nelle diciamo quelle glove box o steel air box, ma però sarebbe meglio la cappa a flusso laminare,
la stappate e qui dentro avrete il terreno di coltura liquido che va tra ogni, bisogna mantenerlo sempre in moto perché l'agar se non viene girato anche se, cioè mentre si sta raffreddando inizia a rapprendere. Se invece gli date una così oscillata ritorna liquido. Questo serve a impedire appunto che vi si solidifichi dentro e quindi versate dentro la capsula Petri. Adesso qui mi sto immaginando una capsula Petri, vabbè, non ce l'ho sotto, ma lo versa come si fa? Praticamente si vede il bello di queste beute è il fatto di avere questo beccuccio che serve praticamente quando voi versate e se mentre versate il liquido, per evitare che vi venga fuori la goccia che poi cola fuori, e appena avete finito di versare il liquido e state portando di nuovo la beuta, il collo della beuta in posizione alta, non fate semplicemente il movimento così di tirarla su, ma impartite una leggera rotazione. Così, che succede? Che la goccia che sta qua, invece di colare fuori, viene recuperata da questo appunto beccuccio che è presente sul collo della beuta. E questo serve appunto per evitare che coli. Si fa quindi questo movimento, si versa e così si rimette su. Poi si versa e si rimette su. Ok, spero possa, che tutto questo possa essere stato utile. E va bene. Ok. Saluti a tutti.